Coraggio, fatti ammazzare. Occhio bambina, che questo non è un film. Vita di merda, città di merda, mestiere di merda. Oh, dalla Cina con furore te lo sequestro col motorino, eh. Carina, Gargiù. Scopabile. Ma com'è che Mel Gibson non si fa mai male quando sbatte la testa? Sembro Bruce Willis in Die Hard. Bestiale. Laurea poi, mini laurea a 3 anni. Sfiata, sfiata, ridi, ridi, gambero, sfiata, sfiata. Sì. Sono decisamente un pirla, ma nel fare questa scemata che ho appena fatto, in realtà ho voluto omaggiare a modo mio, da scemo, appunto, quale sono, notoriamente, questa mitica serie televisiva, ovvero la serie italiana dell'Ispettore Colliandro, scritta dal grande Carlo Lucarelli, paura, e diretta dai Manetti Bros, interpretata dal grandissimo Giampaolo Morelli, attore napoletano che porterà tutta la sua carica di simpatia in questo bellissimo personaggio che è l'Ispettore Colliandro. Qui abbiamo la prima stagione, le ho tutte, in realtà dopo vi mostrerò i vari DVD, serie che oggi è possibile recuperare sia in DVD piuttosto che sulla piattaforma Netflix, ma anche su Rai Play. Un po' ovunque, mi sento di consigliarla a chiunque ancora non l'avesse vista, chiunque non la conoscesse. È una serie che in questi ultimi anni ha cominciato ad avere un certo successo, secondo me meritatissimo, rispetto al panorama attuale, medio, televisivo, rispetto alla fiction italiana, secondo me di ben altro livello, di ben altra caratura. Una serie veramente brillante, scritta bene, nata come serie di libri. Carlo Lucarelli scrisse il romanzo Il giorno del lupo, che verrà poi adattato come film inizialmente, pensato come film TV. Il giorno del lupo, poi diventerà in realtà l'episodio pilota della prima stagione. Si pensò di farne una serie nel 2004. Stette ferma in realtà negli archivi Rai per un paio d'anni finché non decideranno di mandarla in onda solo nel 2006. E da allora in poi, un po' per volta con il passaparola, eccetera, ha cominciato ad avere un certo successo fino poi oggi a essere una serie consolidata, ad avere il suo zoccolo duro di fan, tra cui sicuramente mi ci infilo anch'io. A me piace moltissimo, è senz'altro la mia serie italiana preferita, ma è una delle mie serie TV preferite in generale, in realtà, anche se ogni episodio, come detto, è strutturato come se fosse un vero e proprio film TV a sé stante, della durata ogni episodio di un vero e proprio film, e ogni episodio omaggia spesso il cinema di genere. È una citazione, un riferimento, un omaggio a vari film di genere, dal giallo al poliziottesco all'italiano anni 70, i film con il mitico Nico Giraldi, interpretato da Thomas Milian, piuttosto che nell'ultima stagione, in questo 2017 siamo arrivati alla sesta stagione, in un episodio c'è un omaggio, ad esempio, al film Distretto 13, Le Brigate della Morte, del grande John Carpenter, fra l'altro uno dei miei registi preferiti, neanche farlo apposta, guest star come Gianni Fantoni. Abbiamo avuto addirittura nel primo episodio, nel primo storico episodio, Il giorno del lupo, Neffa, l'ex rapper, era presente anche lui come guest star nel primo episodio. E quindi consigliatissima per me, a partire dalla regia briosa, dinamica dei Manetti Bros, questi due fratelli romani che hanno lavorato molto anche con lo stesso Giampaolo Morelli anche in altri film, Piano 17 per esempio, dove c'è buona parte anche del cast, oltre allo stesso Giampaolo Morelli della serie TV di Colliandro. Anche nei film più recenti, Song e Napoli, Amore e Malavita, di nuovo ritorna Giampaolo Morelli a collaborare con i Manetti Bros in questi film molto belli, originalissimi, dove c'è tra gli altri anche per esempio Raïs, ovvero il cantante della storica band degli Alma Negretta, storica band napoletana. I Manetti Bros sono soliti, in stile Quentin Tarantino, riempire appunto nei loro film con la loro regia dinamica, briosa, molto molto carina, anche di citazioni, appunto, come fa lo stesso Tarantino, che è quasi impossibile andare a scovare ogni citazione che infila nei suoi film, da Pulp Fiction a Kill Bill, in ogni suo film. Va a omaggiare i generi da lui preferiti, stessa cosa che faranno qui da noi in Italia i Manetti Bros, per esempio quella serie TV dell'Ispettore Colliandro, piena di citazioni, di omaggi al cinema di genere, anche a partire dalla colonna sonora, molto funky anni 70, per esempio, piuttosto che il rap, molto ricercata anche appunto la colonna sonora, molto molto carina, anche lì c'è proprio lo zampino, la mano dei Manetti Bros, sullo sfondo della città di Bologna, dove è ambientata questa serie. E tra gli altri coprotagonisti della serie c'è ad esempio uno dei superiori di Colliandro, è interpretato da Alessandro Rossi, che interpreta De Zan, il commissario, uno dei superiori di Colliandro, appunto, il quale è anche un grande doppiatore. Alessandro Rossi, oltre ad essere il bravo attore che è anche il doppiatore, per esempio, di Arnold Schwarzenegger,
il doppiaggio di Terminator 2, ad esempio, Hasta la vista, la famosa battuta pronunciata da Arnold in originale, in Italia è stata doppiata da Alessandro Rossi, il famoso Io ti spiezzo in due di Ivan Drago di Rocky 4. E anche qui appunto doppiato da Alessandro Rossi, Liam Neeson in Schindler's List, anche il più recente Taken, la serie di Io vi troverò, la famosa telefonata, la scena mitica di Liam Neeson, oramai divenuta anche questa cult, Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò, la voce era del grande Alessandro Rossi, che qui è nel cast appunto dell'Ispettore Colliandro. Giampaolo Morelli, menzione speciale per lui, veramente tutta la carica di simpatia di questo attore napoletano, molto molto bravo. Carlo Lucarelli, l'autore della serie, colui che l'ha scritta e anche la cosceneggiata con Giampiero Rigosi, lo sceneggiatore che coscrive la serie insieme allo stesso Carlo Lucarelli, bene, l'autore di Colliandro, quando conobbe Giampaolo Morelli, si è convinto dicendo basta, è lui, deve essere lui a interpretare questo personaggio, per come si presentarono, per il modo in cui gli strinse la mano Giampaolo Morelli, disse tenendo un po' piegata la mano, come dice sono soliti fare i poliziotti, questo fu un aneddoto tra i tanti che lo convinse a dire boh, è lui, è proprio, deve essere lui. E mai scelta fu più azzeccata perché veramente ha portato tutta la sua carica di simpatia in questo poliziotto, in questo ispettore che lavora nella squadra mobile di Bologna, si ritroverà sempre invischiato in casi, più delle volte trovandosi a risolvere senza averci capito niente. Questo mi ricorda per esempio anche un cartone animato che io ero solito guardare da bambino, che era l'Ispettore Gadget, per dire, dove questo non capiva niente, ma si ritrovava complice anche l'aiuto della nipote un po' più sveglia di lui a risolvere i casi senza sapere neanche il perché o per come. Spesso è anche questo il caso dell'Ispettore Colliandro, dove anche lui, che vorrebbe essere un vero duro, un poliziotto da strada, di quartiere, come l'ispettore Callaghan, che è solito citare continuamente, nel suo appartamento che vediamo in diversi episodi della serie, lui ha un sacco di poster, tra cui per esempio il poster, oltre a una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, anche il caso Scorpio è tuo, citato spessissimo da Colliandro, di cui lui ha anche il poster in casa, come anche Bruce Lee, Dalla Cina con Furore, tanti altri miti dell'ispettore Colliandro. E lui diceva, in realtà ci si può identificare ognuno di noi, possiamo provare empatia per questo personaggio, perché è ben diverso dal tipico poliziotto rappresentato nella fiction italiana, anzi è pieno di debolezze, di difetti fondamentalmente, anche in tutto questo però noi ci possiamo quindi ognuno di noi un po' rivedere in questo, è anche un po' razzistello, un po' ignorantello, ma in realtà è fondamentalmente un buono. Anche tutti i pregiudizi che lui si ritrova ad avere, spesso è un po' maschilista, un po' razzista, come detto. I pregiudizi che ha per esempio verso i cittadini stranieri, ma ogni volta che questi si ritroveranno in difficoltà e gli chiederanno aiuto, lui si ritroverà a conoscerli meglio e ad avvicinarsi quindi di più alla loro cultura, in realtà alla fine non potrà che diventargli amico e fare il possibile per aiutarli, quindi appunto fondamentalmente un buono. E in tutto questo è senz'altro una serie secondo me da vedere, a partire dalla colonna sonora, dai riferimenti, le citazioni, gli omaggi a tutto il cinema di genere, che infarciscono in ogni episodio i Manetti Bros, bella la loro regia, bellissima l'interpretazione di Giampaolo Morelli, scritta in maniera molto molto carina, la scrittura è brillante sia di Giampiero Rigosi che di Carlo Lucarelli, anche il resto del cast, dei comprimari, tutti molto molto bravi, Paolo Sassanelli che interpreta il personaggio di Gambero, per esempio, sfiata, sfiata, gli dice sempre Colliandro, o Gargiulo, che lui chiama Gargiù, la sua solita battuta, ogni volta che si ritrovano col suo collega un po' nerd, che è appassionato di Star Wars, Il Signore degli Anelli, tante altre cose, il personaggio di Gargiulo, ogni volta che si trova a chiacchierare di donne con Cogliandro, il quale in ogni episodio, inevitabilmente, un po' come James Bond, le Bond Girl, bene, Cogliandro, le Cogliandro Girl, si ritroverà sempre ad avere una romance, a vivere una relazione in ogni episodio, anche se inevitabilmente ogni volta si ritroverà abbandonato dalla ragazza di turno. E nel parlare di queste donne, delle sue conquiste appunto con il buon Gargiulo, ogni volta Gargiulo gli chiederà: com'è questa ragazza? È carina? E lui tutte le volte: carina, Gargiù, scopabile. Questo ha delle battute tipiche, ricorrenti, come questa, come bambina. Ogni ragazza che frequenta la chiama sempre bambina, cita continuamente l'ispettore Callaghan in ogni episodio. È un personaggio così, veramente da vedere, da riscoprire, da amare. C'è per esempio un episodio tra i tanti, doppia rapina, mi pare che fosse, se ricordo bene, nella seconda stagione, ve lo dico subito, qui appunto i cofanetti. Dovrebbe essere sì, doppia rapina, un episodio, eccolo qui, questa è la seconda stagione, che ad esempio cita il grandissimo film cult Die Hard, Trappola di cristallo, con protagonista il grande Bruce Willis. Lo stesso Colliandro lo dice, sembra Bruce Willis in Die Hard, bestiale, in quanto anche lui si ritroverà come Bruce Willis bloccato in questo palazzo
prigioniero di un gruppo di terroristi, esattamente le stesse dinamiche appunto del film Trappola di Cristallo. Quindi ogni episodio appunto va a omaggiare qualche film cult. Secondo me è assolutamente da vedere. Qui abbiamo i cofanetti, la seconda stagione, la prima stagione e tutte le altre stagioni uscite fino ad ora di questa magnifica serie. Andatela a recuperare, io mi sento di consigliarvela assolutamente. Qui abbiamo l'ispettore Callaghan e qui i DVD dell'ultima, la sesta stagione dell'ispettore Cogliandro. Perciò io con questo vi saluto, ci tenevo a fare questo piccolo video giusto per consigliarvi questa serie che secondo me merita assolutamente di essere vista. La troverete su Netflix, la troverete in DVD, su RaiPlay. Cercatela e se non la conoscete guardatela perché ne vale la pena. Parola dell'ispettore Cogliandro. Alla prossima, lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.